Che risarcimento doveva avere? Cruciani, 5 anni, vai, 5 anni, Birolo, 5 anni è stato in questa situazione. Voi dite che la giustizia funziona, sì, certo, può darsi che alla fine abbia funzionato, nel senso che è stato assolto, ma 5 anni, ragazzi, e io credo che Birolo 5 anni li abbia passati come un inferno, giusto Birolo? 5 anni. Fa segno 5 con la mano, però Birolo. Però di nuovo ripresento quello che diceva all'inizio, sì, esatto, la cartellina, esatto. 5 anni, ma c'è un ragazzo di 20 anni, moldavo, che è morto in tutto questo. Oh, che tristezza! Che tristezza! Un po' di rispetto. Abbiamo bisogno di sentir dire che la roba e la vita sono su gerarchie diverse. Abbiamo perso cognizione della roba e la vita. Scusate, non sento niente. Scusate, sentiamo. Ma ricordiamo anche che è morto. Voglio chiederlo a Birolo. Nessuno sta dicendo, scusami Luca, adesso finisco questa cosa qua. Allora, qui siamo in una situazione paradossale, cioè sembra che la giustizia funzioni semplicemente perché a un certo punto un giudice ha valutato in maniera diversa delle prove e dopo 5 anni d'inferno, perché io lo so, perché ho seguito bene la storia di Birolo, 5 anni d'inferno in cui sicuramente non gli hanno regalato nulla, gli avvocati li avrà pagati, pendeva sulla sua testa pendevano 325.000 euro di danni da dare ai parenti del ladro ucciso, allora stiamo dicendo, beh, allora tutto funziona bene. No, ragazzi, non funziona bene se uno per 5 anni è stato nell'inferno in cui è stato Birolo. Allora, ma si è ucciso, non capite un cazzo, si è ucciso il Voltavo, non lo ha ucciso lui, quello voleva essere ucciso, uno che si espone a questo, è lui che si è ucciso, non vada a rubare, ho usato la ragione una volta tanto, non è stato ucciso da Birolo, si è ucciso, è andato lì come uno che va su una bomba e salta, o su una buca e salta, non vada a rompere i coglioni e non muore, stia a casa sua. Luciana Castellina, volevo chiederle di rispondere all'argomentazione di Sgarbi sul piano logico, cioè Sgarbi dice, se uno fa un mestiere in cui minaccia una vita e mette a rischio la sua vita, questa morte non è pari a quella di un ragazzo... Come un duello, uno muore, cazzo, non la dà sapere il duello. Non è pari a quella di uno che muore in un incidente d'auto, non è pari a quella di un passante colpito da un vaso. Cioè questa è l'argomentazione, Sgarbi. Sgarbi sta sostenendo che chiunque rubi un pallone a un bambino può essere ammazzato, perché viola... Non devi andare a casa d'altri, lo dice un comandamento. Non rubare. Senti, non ti serve una cosa d'altro. Abbiamo mai subito la tentazione di rubare perché non ne abbiamo avuto bisogno. Hai capito? Vorrei che questo si capisse. Allora, va bene. Siccome lui ha bisogno, è giusto che vada ad aggredire. Non ti dico che i ladri sono buoni. Ti dico soltanto che pensare che li devi condannare a morte. Ma non l'ha ucciso, si è ucciso. Bene, possiamo sentire su questo tema Birolo. Birolo, lei ha sentito questo dibattito, un dibattito pieno di passione, anche a tratti scomposto, però un dibattito vero, che lei avrà sentito 100 volte dentro di sé. L'hai voluto uccidere? Lo volevi uccidere? Non l'ha voluto uccidere, ma non bisogna mettere in condizioni di poter sbagliare e uccidere. Per questo non bisogna dare le armi a tutti quanti. Non bisogna rubare, non bisogna minacciare, non bisogna danneggiare. Non bisogna lanciare la calcolatrice contro uno, ti lancio la calcolatrice e faccio bene, bisogna rovinare le cose d'altri. Forse bisogna punire chi ruba, non con una pena di morte sicuramente. Certo, ma non l'ha ucciso lui. Volevo sentire l'uomo che è protagonista di questa storia. Concluda lei, dica lei che cosa pensa anche di questo dibattito. Sì, volevo ringraziare chi, il dottor Sgarbi e anche... Gruciani che si pongono alla mia difesa, ma volevo precisare due cose in particolare che ho sentito pochi minuti fa nel Lei qui non è dibattito. Sotto processo. Parlavate di un giudice... No, cioè siccome parla di difesa, nessuno la sta accusando. Prego, ha detto? Non è sotto processo qui, lei parla di difesa, ma nessuno la sta accusando di niente. No, ma sono talmente tranquillo e sollevato, le ho detto prima, che non ho paura neanche di un confronto pubblico. Bene. Ma vede, vorrei chiarire. Stavo dicendo che prima si menziona.
C'è molto ritardo. Dite, o parlate voi o parlo io. Vada. Ecco, e prima parlavate di un giudice diverso dall'altro. In realtà il giudice di primo grado non aveva sulle motivazioni esposto delle perizie certe, le ha date come presunte. Mentre nel secondo grado di giudizio è stato bravo il mio avvocato con i suoi collaboratori ad evidenziare che il giudice di primo grado le prove certe non le ha proprio considerate. E mentre quelle facoltative o presunte non erano corrette. Quindi? Questo per quel che riguarda la differenza tra un giudice di primo grado e secondo grado. E poi farei una domanda allo studio, se qualcuno mi può rispondere. Se io non accedevo, non facevo ricorso al secondo grado di giudizio, cosa mi capitava? Non lo so. Infatti, lei sa che a volte nella giustizia italiana, siccome i tempi sono lunghi, ogni tanto, ogni 2-3 anni, arriva una nuova proposta di legge per abolire un grado di giudizio, perché dice troppi gradi di giudizio ci sono in Italia. Meno male che ce ne meno sono. Meno male che ce ne sono. È correttissimo quello che lei dice. Cioè lei ha avuto un cioè quello che noi evidenziamo è questo, che a volte il secondo grado cambia perché arriva una nuova prova che sconvolge tutto. Qui la particolarità del suo caso è che la ricostruzione era fatta dalle stesse prove e quindi c'è stato questo cambiamento. Comunque, meno male che c'è il secondo grado, lei ha fatto benissimo a coltivare l'appello. Una legge, una costituzione democratica. Allora adesso vi parliamo di una cosa. Lui è un assassino? Sì. Lo chiami assassino? Facciamo dire una cosa a Luciano. Parlo a lui. Per dire, allora, la ragione per cui non bisogna diffondere la possibilità che tutti abbiano le armi, perché è facile trovarsi nella condizione in cui lei si è trovata, che sono sicura che non voleva ammazzare, ma in quel momento è difficile riflettere, ragionare, rendersi conto. E quindi, per evitare che si creino condizioni come quelle, non ci deve essere una legge che consente con questa facilità a tutti di avere delle armi e a incitare la gente a dire che si deve difendere. Bravo. Così uccidevano lui, era perfetto. Così uccidevano lui. Benissimo, allora fermiamoci solo un attimo, poi parliamo...